Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Rieccoci, presumo in onda, eccoci qua di nuovo dopo la rassegna stampa. Abbiamo ascoltato il terzo brano di giornata, calendario alla mano. 10 giugno 1910 nasceva in Mississippi uno dei grandi della musica blues, Howlin' Wolf, il lupo ululante. Negli anni 30 agricoltore e poi una delle voci più importanti del blues. Abbiamo ascoltato Smokestack Lightning, il fulmine della ciminiera. Intanto benvenuto e buongiorno a Claudio Borghi Aquilini che come tutti i giovedì ci accompagna attraverso i viaggi della magia magico-politica o della politica magica e la decrittazione delle piccole grandi magie della politica e dell'economia. Buongiorno Claudio e ben trovato. Allora, intanto devo dire che sì, ho fatto un post per annunciare la trasmissione sulla pagina Facebook della radio che è un pochino, diciamo, hard, se vogliamo metterla così. Anche se a me mi viene un po' da ridere, perché ormai siamo abituati a considerare hard cose che una volta facevano tutt'al più sorridere. Oggi non passerebbero più le prime pagine del male, ma senza andare troppo indietro neanche di cuore, no? Te lo ricordi, Claudio? C'erano dei titoli assolutamente scorretti, oggi ti arresterebbero se tu facessi una prima pagina come quelle del male o di cuore. Però al di là di quello... Ti ricordi l'ultima pagina, quella col giudizio universale, cioè le cose... Ah, figurati, sì, no? C'erano delle cose... Tra l'altro, venendo da sinistra, assolutamente sarebbero... È divertente, guarda, l'ho proprio in casa alcune tante coppie, quasi tutte del cuore, della classifica del giudizio. Mi pare di ricordare che fosse sempre strettamente nella top ten la fine di Andreotti, la fine di qualcosa del genere, no? Sì. Cosa che ovviamente adesso sarebbe istigazione all'odio. Sì, erano terrificanti. Comunque, la cosa divertente è che oggi parliamo di roulette russa, dei vaccini sui bambini, no? E poi ci spiegherai tu naturalmente perché roulette russa, la questione della vaccinazione dei minorenni. Tu hai posto la questione l'altro giorno, l'abbiamo anche sentito qui il brano, alla commissione bilancio, al generale, al commissario Covid, al generale Figliuolo, no? Il quale ha risposto sostanzialmente dicendo, se non ho capito male, che i bambini vanno vaccinati perché così, non perché si ammalino o muoiano loro, perché i numeri lì sono chiarissimi, non accade, ma perché così si evita che diventino vettori di infezione, no? Però dopo ce lo spiegherai tu tutto quanto e se sei stato anche diciamo soddisfatto della risposta del generale. Quello che volevo sottolineare è che noi abbiamo fatto una pagina Facebook con la roulette russa, una pistola naturalmente con dentro un proiettile nel tamburo, no? Esagerando naturalmente, per carità, però la cosa curiosa, se ne saranno accorti molti, che quando tu parli di vaccini o vaccinazioni e fai un post su Facebook, intanto ti compare l'avviso automatico di andare a consultare il centro vaccinale più vicino, ci schiacci sopra, e secondo, non hai più reso conto di quante persone hai raggiunto, di quante interazioni, di quanto è piaciuto o non piaciuto il tuo post, tutto viene oscurato. La cosa non è bella per me, però è anche vero, no. Ne parlavamo l'altro giorno. Col professor Volli, col professor Ugo Volli, parlavamo proprio di questo. Non sarà bello, però quello lì è un privato. E la politica dov'è? Nel momento in cui bisogna regolare anche le informazioni, perché l'informazione è un bene pubblico. Se tu mi lasci tutto nelle mani del privato, non è tanto giusto, o no? Certo che non è tanto giusto, ma di questo ne abbiamo discusso da molto tempo. Cioè, diciamo che la cosa che in teoria avrebbe dovuto far aprire gli occhi a un po' di gente era stata la censura della pagina Twitter, dell'account Twitter di Trump, mentre era tuttora Trump bannato per 2 anni ancora presidente, cioè, attenzione, quindi stiamo dicendo che a un certo punto un potere che non ha problemi a colpire in modo arbitrario l'uomo più potente del mondo in teoria, no? E quindi fa capire che forse anche l'uomo più potente del mondo in termini di governo non è più l'uomo più potente del mondo, perché vai da in uno stato totalitario, vai da Erdogan, no, in Turchia, a dirgli che non può fare qualcosa o simile, vedi che cosa ti fa, no? Quindi cosa sono le gerarchie di chi può fare qualcosa o no, direi che sono abbastanza visibili in questo momento. È probabile che il nostro
suo personale in realtà non venga dalla politica ma venga dai social. Questa cosa ovviamente ha delle conseguenze per il nostro argomento di oggi, vale a dire che se il dibattito risulta inquinato o non possibile, perché si è deciso che chiunque dice una cosa contraria a quello che o differente rispetto a quello che il mainstream o il politicamente corretto decide che è la verità, voi capite che c'è un piccolo problema, no? E adesso infatti noi parliamo di questo piccolo problema. Il piccolo problema è legato alla questione appunto della vaccinazione dei ragazzi. Io devo fare proprio necessariamente una premessa, no? Perché un milione di volte ho detto che, e devo ripeterlo ancora adesso, che io di vaccini non so nulla. Cioè, non sono un farmacologo, non sono un virologo, non sono uno che prova a fare il medico, no? come tutti quelli. Io parlo semplicemente di dati. E sulla base di questi dati, essendo che sono un politico adesso, sebbene della specie politica che si intende di economia, devo prendere delle decisioni. Perché alla fine, in una maniera diretta o indiretta, se io sono politico devo poter prendere una decisione sulla base su tutti gli argomenti, e come faccio a prendere una decisione su tutti gli argomenti che vanno anche al di là di quelli che sono la mia competenza specifica? Beh, molto semplicemente, si prendono le opinioni degli esperti. Una volta prese le opinioni degli esperti, ci si informa su un tema e dopo si prendono delle decisioni. Io ho parlato di due cose fino adesso fuori dal mio tema, no? Dalla mia competenza, perché se no altrimenti io dico va bene, sono in grado di prendere una decisione, no? su qualcosa, però non sono in grado di sostenere una discussione perché sto parlando di cose che non conosco, no? Tranne che dopo averne approfondite molto. Allora, fino adesso io ho approfondito molto l'argomento del lockdown. Vi ricordate, no? Quante volte ne abbiamo parlato sul fatto che non fosse efficace. E vorrei anche, così, ex post, adesso che stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel, ricordare che forse non avevo particolarmente torto. Perché quando noi si insisteva per le riaperture, ricordiamo che tutti portatori di tragedie, virologi da strapazzo, no? Che ci invadono tutte le trasmissioni purtroppo da un anno a questa parte, dicevano che la cosa di far tornare le zone gialle, di riaprire ai negozi, ai ristoranti, alle cene, no? E così via, sarebbe stata una follia, perché praticamente sarebbero subito riaumentati i contagi, ci sarebbero stati 600 morti al giorno, parola di Crisanti, ci sarebbe stato l'impennata dei contagi, parola di Galli, parola di Cartabellotta, compagnia. Bene. Evidentemente, se vi ricordate, abbiamo fatto delle trasmissioni dove, dati alla mano, questa cosa non era supportata da nessun tipo di analisi o nessun tipo di logica. Effettivamente poi, guarda caso, no? Quando abbiamo iniziato a riaprire, invece di avere l'impennata dei casi, i casi hanno continuato a scendere in modo molto deciso, per nostra fortuna. La qualcosa ovviamente ci deve portare a una riflessione del danno che hanno fatto farci chiudere in casa per niente. Perché poi alla fine qualcuno due conti dovrebbe farseli, no? su questa cosa. Però vabbè, lì sono questioni economiche, in una maniera o nell'altra sono gravi, perché un'impresa che muore è la fine di lavori, storie, vite personali che hanno legato la propria passione a queste imprese. Però, insomma, in una maniera o nell'altra non è del tutto irreversibile la questione.
diventa un pochettino diversa quando invece andiamo a parlare invece della salute, no? E il secondo argomento su cui io ho insomma, da tempo iniziato a dire ma scusate, ma i dati non tornano o quantomeno non supportano qualsiasi tipo di intervento è la vaccinazione per i ragazzi. Perché insisto per i ragazzi? Io lo so che ci sono schiere di nostri ascoltatori o in generale di commentatori che hanno una posizione che dice in generale che i vaccini non vanno bene, che non è un vaccino, è una terapia genica sperimentale, di solito ormai l'ho imparato a memoria, no? Le cose che eligio argomenti, sì. La proteina spike, le cose. Ecco, io non ho nessun tipo di competenza per parlare di queste cose, quindi evito, no? Parlo di cose che so. Se sono ancora, virgolette, vivo politicamente, nonostante le mie posizioni molto scomode, è perché se dico una cosa, è perché mi sono documentato e so di poterla sostenere. Quindi io sul fatto se il vaccino fa bene, fa male, così questo tipo, io non so argomentare e quindi non è questo l'oggetto del mio intervento. Il mio intervento, come sempre, parte dai numeri. E io i numeri che del macabro conto, diciamo così, delle vittime del Covid, io li sto guardando dall'inizio di questa storia. Quindi io è un anno e passa che ogni giorno guardo numeri dall'Italia, guardo numeri dall'estero, guardo numeri da tutto il mondo per vedere se riesco a capirci qualcosa sui meccanismi di questa maledetta malattia. Ora, quello che appare in tutta evidenza, ma era apparso in tutta evidenza già da subito, è che questa malattia i ragazzi non li fa morire. Perché dall'inizio della pandemia, quindi tutto compreso, la strage, i morti, 100.000 morti, no? E così questo tipo, giovani sotto la mortalità sotto i 50 anni, diciamo, e in generale, in particolar modo tra i più giovani, è virtualmente zero. Nel caso degli under 19, poi non è solo virtualmente zero, è zero. Nel senso che ci sono stati fino adesso 24, adesso magari saranno un po' di più negli ultimi giorni, comunque ci sono stati, diciamo, il dato storico su cui me l'ho formato che era a maggio, 24 morti dall'inizio della pandemia, quindi tutto è compreso Bergamo, compreso Alzano, compreso il Brescia, cioè tutto, 24 morti sotto i 19 anni. E questi verificati a uno, perché è ovvio che fanno notizia, no? Quindi non ci vuole il genio degli archivi per andare a vedere che cosa sono state le storie di questi 24, perché di sicuro arrivano sui giornali locali, no? Come quantomeno, se non nazionali, come evento. Di questi 24, tutti erano con patologie pregresse, in certi casi gravi, in certi casi gravissime, in certi casi magari leggere ma legate alla parte respiratoria, tipicamente l'asma, no? Quindi noi, ma altrimenti di ragazzi sani, morti per il Covid, non ce n'è stato nessuno. Bene, allora noi partiamo da questo presupposto. Se la possibilità di morire per Covid di un ragazzo sano è zero, prima ancora di fare qualsiasi discorso su che cosa potrebbe servire, se è utile, come dice Figliolo, perché è l'immunità di gregge e vediamo cosa fare, no? e similari. La prima cosa da fare è vedere cos'è il rischio di morire per vaccino o di ammalarsi per vaccino, perché con tutta simpatia va bene i discorsi sociali, no? Cioè sul fatto che magari potrebbe servire per l'immunodepresso, di solito si tira sempre a mano, no? Il discorso dell'immunodepresso,
ma prima di vedere se possa servire a evitare di portare il contagio a qualcuno che sta in Patagonia, no? O simili, tenuto presente che gli altri ovviamente non stiamo parlando del nulla, perché noi possiamo anche vaccinarli tutti, ma se non lo fanno in India, se non lo fanno in Malesia, così questo tipo prima o poi ci ritorna, no? Però in generale, se mio figlio, che non ha nessun rischio di qualcosa, fa una cosa che è a rischio, già lì finisce il discorso. No? Cioè, perché va bene, siamo tutti gentili, siamo tutti, però io oggettivamente mettere a rischio mio figlio per non si sa bene quale idea sociale, non lo faccio, e penso che non lo faccia nessuno. Mio figlio si cura, prende qualcosa, prende una profilassi, se aiuta o diminuisce il rischio suo. Che poi, scusami, è lo stesso ragionamento che fa per esempio un'altra celebre virologa, la professoressa Viola, con riferimento però a uno solo dei vaccini, ad AstraZeneca. Qui subentra anche una domanda: perché con riferimento a uno solo? Forse perché costa di meno, e questo è il retropensiero, diciamo, che è venuto fuori fin da subito, no, quando abbiamo scoperto che questo qui costa 2,5 e quegli altri 19. Non so se è un retropensiero fondato, però mi domando perché per uno solo vale questo ragionamento dei vaccini in circolazione. Sì, è fondato, e adesso ne parliamo, però arriviamo al punto di vedere se per caso sono pericolosi i vaccini. Allora, il numero di reazioni avverse rispetto al vaccino è scarsamente conoscibile, nel senso che la stragrande maggioranza delle persone che magari hanno febbri o cose non lo riporta. Non sono tantissimi quelli che hanno problemi dopo il vaccino e che prendono e vanno a compilare il modulo online, no? dove dice come, che cosa, però qualcuno lo fa. Tant'è vero che all'incirca abbiamo dei dati, io in particolar modo faccio sempre riferimento a quelli inglesi, perché ci sono le pagine anche per quelli italiani e sono abbastanza in linea, se devo dire, ma sono molto meno leggibili. Viceversa, gli inglesi sono, secondo me, hanno tanti difetti come popolo, però dal punto di vista delle tabelle, della raccolta dati, dell'organizzazione, secondo me sono senza pari, no? Allora, gli inglesi hanno, che sono partiti prima anche con le vaccinazioni, hanno un sito bellissimo, che è quello appunto del governo, nell'atto dell'Istituto di Sanità, del Ministero della Sanità Locale, NHS, no? Cioè, ricordano dei numeri, perché sono quelli su cui io mi nutro. Allora, gli inglesi hanno somministrato un totale di 48, 50, sono sopra i 60 milioni di dosi di vaccino, perché per lo Pfizer ne hanno distribuiti 14 milioni di prime dosi e 10 milioni di seconde, per l'AstraZeneca no, lo producono loro, quindi per loro è diciamo la prima scelta, 24,3 milioni di AstraZeneca di prime dosi e 13 milioni di seconde dosi, quindi siamo oltre i 60 milioni di dosi distribuite. Hanno raccolto un totale di 240.000 reazioni segnate, sono 64.000 per lo Pfizer e 188.000 per l'AstraZeneca, quindi diciamo che si va oltre i 250.000 segnalazioni di eventi avversi, che sono elencati, basta andare sul sito, uno per uno, è fantastico, cioè tu hai qualsiasi tipo di reazione segnalata in tabella. E possono essere le cose più disparate, cioè la stragrande maggioranza, stiamo parlando di sciocchezze, prurito,
arrossamento, mal di testa, fino a lieve febbre, no? E così di questo tipo. Ecco, qui stiamo parlando di sciocchezzone. Però ci sono anche gli eventi gravi, no? Ora, e sono migliaia. Una roba tipo, adesso posso anche andarvi a vedere il numero di morti, ma stiamo parlando di 3.000 e qualcosa, insomma, una roba di quel tipo lì. Ora, no, sì, 3.000, no, sono di meno, scusa, 1.000, vabbè, te lo guardo, 1.000, comunque credo che siano 1.800. Allora, è una cosa che deve far allarmare, deve... no, non è una cosa che deve fare allarmare più di tanto, per un motivo semplice, che i numeri così enormi comportano, e questa è una cosa che lo dico sempre a tutti, questo per evitare che qualcuno dica che io distorco i dati, no? Così questo tipo, purtroppo la gente muore, cioè nel senso che ogni giorno in Inghilterra piuttosto che in Italia muoiono 2.000 persone, ma di cause normali. Cioè, quando uno si mette a dire, ah, guarda, questo è morto e non l'ha vaccinato, no? Vabbè, ho capito, adesso se quando saremo tutti vaccinati, ognuno che morirà era vaccinato, no? Quindi non è che è anormale il fatto che muoia qualcuno vaccinato, specialmente man mano che aumenta il numero dei vaccinati. Dall'altra parte, però, ognuno di queste segnalazioni potrebbe essere causalità, no? Potrebbe essere casualità, cioè uno dice, vabbè, purtroppo era la sua ora, no? È morto 5 ore dopo il vaccino, ma non ci fosse stato il vaccino sarebbe morto lo stesso, perché purtroppo capita che la gente muore. Ma dall'altra parte, una percentuale, per piccola che sia, di eventi che sono, dopo accurate analisi, che possono durare mesi, che possono invece essere definiti come legati da nessi di causalità con il vaccino, c'è. Stiamo parlando dei famosi casi delle trombosi, dove si sono accorti che in certi soggetti e così via il vaccino aveva una funzione coagulante, e quindi c'era una causalità. Scritto nero su bianco, per esempio, lo troviamo nel caso che probabilmente avete sentito del marinaio Paternò, no? Un uomo che è morto a seguito di un eccesso di anticorpi, che scrive su, ormai gli esperti hanno già fatto tutte le analisi del caso ed è già presente da quanto scritto nella procura, è stata una reazione a seguito di, ma è normale che sia così, cioè vale a dire su una giovane medico ha fatto un esempio che mi era piaciuto in modo particolare, sono pochissime magari le persone che hanno uno shock alla puntura di un'ape, no? Però ce ne sono. Quindi se io pungo 1 milione di persone con il veleno dell'ape, ne avremo magari 2 che muoiono perché hanno delle reazioni avverse. Benissimo. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo la quasi certezza che ci sia un rischio, seppur raro, seppur remoto, o cose di questo tipo, di reazioni avverse anche gravi al vaccino. Non perché il vaccino sia cattivo, ma perché è normale che sia così. Ora, se stiamo parlando di un ottantenne, di un settantenne, dove il rischio di morire per Covid, se lo prendi, è molto alto, perché se prendi il Covid, è vero che non potresti dire, ma io non lo prendo, ho capito, grazie, ma se lo prendi, e prendi il Covid, alla fine tu hai una possibilità che magari è dell'1% o del 2%, no? Di morire dopo che l'hai preso, e dall'altra parte invece c'è una possibilità su 100.000 di morire per il vaccino, io sinceramente sarei per consigliare a questa persona di fare il vaccino, no? Perché alla fine il rapporto rischio-beneficio è nettamente a tuo favore. Guarda, tu non fai niente, rischi 1 su 100,
Invece dall'altra parte ti vaccini e rischi uno su 100.000. Cos'è il consiglio che faccio? Quindi io, se, perché già loro avevano già in testa di farlo, ma se i miei genitori mi avessero dovuto chiedere consiglio, no, se farsi o meno il vaccino, io gli avrei detto sì. Infatti poi se lo sono fatto e sono contento. Ma abbiamo la solita piccola pausa, Claudio, poi riprendiamo esattamente da qua. E ci teniamo col dubbio, ma per i ragazzi. Due per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Rieccoci in onda. Allora, Claudio, per i genitori di una certa età, vaccino ok. Per i figli, per i ragazzi? Per i ragazzi, se noi abbiamo detto che la mortalità è zero, ma con che coraggio li andiamo a sottoporre a un qualcosa che ha mortalità diversa da zero? Io sinceramente già a questo punto io mi verrebbe da dire è sufficiente per fermarsi, ma adesso scopriamo anche delle cose purtroppo che ci fanno pensare che insomma tutta questa, io ho provato in Parlamento a parlarne, no, nel seminario l'argomento è sempre stato ma la scienza. Allora, la scienza è solo in Italia o è anche dalle altre parti? O noi abbiamo una scienza diversa rispetto a quella di altri paesi? Perché se in Germania, l'ho detto, una cosa dal mio punto di vista molto logica, vale a dire noi non raccomandiamo l'uso del vaccino per i giovani, tranne che nel caso in cui abbiano delle fragilità pregresse, no? O similari, tali per cui si necessita di particolare cautela. E qui arriviamo a qualcosa che mi torna assolutamente con quello che abbiamo detto prima. 24 sono pochi, sono tanti, non lo so, però ci sono. Per prudenza io prendo e mi vaccino. Ma è una scienza diversa quella della Germania rispetto a quella dell'Italia, dove invece si parte a tappeto? E non solo. Ma è decoroso e dignitoso prendere e... le avete viste voi, no? Tutti, come l'abbiamo viste, come l'ho vista anch'io, quelle immagini indegne del centro vaccinale di Bologna con i ragazzi a dormire fuori e poi a picchiarsi per entrare, per fare delle dosi, c'erano in palio per quella giornata, per chi stava lì a campeggiare per bene, no? Perché sai, poi il coprifuoco c'è evidentemente, non per tutti, ma perché c'erano in palio 1200 dosi di Johnson & Johnson. Ora, se adesso stanno venendo fuori che guarda caso il Johnson & Johnson, l'AstraZeneca, poi dopo parliamo velocemente del perché questi e non altri, se ha senso, ma adesso ti dicono ma forse non è il caso, forse questi sotto i 40 anni è meglio di no. Beh, ma voi siete dei pazzi, voi state facendo degli esperimenti, voi state andando per tentativi, ma per andare per tentativi per riuscire a salvare uno che è a rischio ci può anche stare, no? Ma andare per tentativi con dei bambini, con dei ragazzi che a rischio non sono, è da pazzi, è da pazzi. Quindi bisogna fermare subito questa mattana di andare a vaccinare a tappeto dei ragazzi che a rischio non sono. E purtroppo, oltretutto, alcune delle cose che stanno chiedendo
gli operatori di settore, no, disperati perché vogliono aprire, segnatamente quelli delle discoteche, sono andati anche a parlare con Salvini dicendo: dite che apriamo col Green Pass, dite che apriamo col Green Pass. Io, per carità, sono molto vicino a questi operatori e li capisco perché sono danneggiatissimi, no? È tutto loro diritto prendere, ma non è quella la soluzione. Cioè, perché se io dico sì, aprite col Green Pass, no, la discoteca, e dall'altra parte quindi significa che noi stiamo invogliando i ragazzi a andare a vaccinare, ma non devono. Non Beh, però devono, mi sembra che il messaggio nessuna, chiaro è quello lì. Vi conviene, l'aveva detto anche uno, non un pasdaran delle vaccinazioni come Sileri, o comunque non un pasdaran in generale, ha detto bisogna capire che si fa tutto questo per rendere conveniente la vaccinazione. Cioè uno deve, a un certo punto deve dire è più comodo così, punto e basta. E tutti questi ragionamenti che stai facendo tu li lascio da parte. Beh, certo, però in un paese normale bisogna agire a monte. Cioè, se io mi sto rendendo conto, e guarda caso stanno facendo già adesso delle marce indietro, ma perché prendono questi? No? Perché diventa più facile dire, ops, ci siamo sbagliati, però sono sicuri, no? Più che altro perché diciamo che il tipo di, da come ho letto, no, il tipo di costruzione dei vaccini è diverso, ci sono proprio due categorie, c'è AstraZeneca funziona in una certa maniera, Johnson & Johnson funziona in un'altra e Pfizer e Moderna funziona in un'altra ancora, no? Ed è anche il famoso argomento Burioni, dice sì, ma AstraZeneca è una cosa, ma gli altri, Pfizer e Moderna, sono sicuri, ci sono milioni di prove, così cosa tipo. Ho detto datemi i numeri, io voglio vedere i numeri delle reazioni avverse anche di questi, perché ci sono, e sono i dati inglesi dimostrano che la segnalazione di reazioni avverse è indistinguibile o virtualmente indistinguibile tra i due vaccini. Stiamo parlando di milioni di casi, quindi non è una questione di laboratorio. Voi sapete, così giusto perché almeno ce le diciamo tutte, come ha ottenuto Pfizer l'autorizzazione alla commercializzazione per il vaccino per i bambini sopra i 12 anni? La cosa è abbastanza semplice, c'è lo studio, basta cercarselo, con una sperimentazione su 2000 bambini, di cui 1000 sono stati trattati col vaccino, 1000 sono stati trattati col placebo. Alla fine del periodo di sperimentazione hanno visto che quelli che erano stati trattati col vaccino nessuno si è ammalato, quelli che erano stati trattati col placebo se ne sono ammalati 8, e tra parentesi non ammalati, sono risultati positivi 8, perché di casi gravi o morti o di questo tipo non ce ne sono stati. Ora, ma vi pare che noi prendiamo e vacciniamo il mondo, tutti i nostri figli, sulla base di uno studio dove ci sono stati 8 positivi, fatto dalla stessa casa farmaceutica? ma chiunque mi dicesse una cosa, ma io gli rido in faccia. Eppure le cose funzionano così. Io veramente, purtroppo su questa cosa non mi sentono, perché io lo so che la stragrande maggioranza sono contentissimi dei vaccini. Ma io sono da, lo capisco, se io fossi il dittatore con pieni poteri, mi fossi trovato in questa situazione, probabilmente anche in assenza di vaccino, tenuto presente che le epidemie, di solito le malattie durano 2 anni storicamente, no? Cioè alla fine del secondo anno, quindi quando probabilmente uno può pensare che questa iattura finalmente se ne andrà per sempre, io avrei fatto un'iniezione di acqua distillata a tutti, no? Facendogli credere che era l'elisir di lunga vita. Cioè tu che sei un appassionato di opera, no? Ti ricorderai sicuramente l'elisir d'amore di Donizetti, dove Dulcamara, no? Arriva e insomma quella roba lì è acqua fresca ma fa miracoli.
Perché il protagonista, no, una volta bevuto, no, non era acqua fresca, era vino, il protagonista una volta bevuto il liquore, già di suo, no, bello allegro, ma è convinto che può tutto, no? Si sente circonfuso di forza e di bellezza, e guarda caso poi ci riesce pure, no? Quindi è evidente che per dare una scossa alla popolazione ormai annichilita da questa cosa, questa roba qua è fantastica, da coraggio, da ottimismo, per questo che sono tutti contenti. Ma io bene, cioè nel senso, fra i diversi aspetti che uno va valutato, io valuterei anche questo, cioè sta dando un entusiasmo, una voglia di lasciarsi alle spalle tante cose. Uno, una volta vaccinato, basta, si sente protetto, non fa più le puttanate che magari faceva prima, che non servivano assolutamente a niente, cioè star lì con 100 mascherine anche all'aperto, no? e similari, e ok, bene così. Ma dall'altra parte però noi abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri figli, non possiamo mica pensare di dire di non li mettiamo a rischio per nulla. I ragazzi stanno facendo dei discorsi, io ho fatto un mini sondaggio, no? In giro, che sono tutti uguali. Voglio assolutamente farmi il vaccino perché così poi vado in discoteca, voglio assolutamente farmi il vaccino perché così poi non me la menano se voglio andare in Inghilterra, oppure se voglio andare, certo, se voglio andare in vacanza in Grecia o in Spagna o qualcosa del genere. Non va bene, cioè, basta, va fermata. Io mi rendo conto che è una posizione impopolare, no, in questo momento, perché tutti noi vaccini e così via, è una figata. Bene, ma sì, ti liberi e la basta, figata, insomma, dei vaccini, ma i ragazzi no. I ragazzi no, quindi io continuerò per quanto possibile a mettere in luce questa contraddizione, perché secondo me stanno facendo un'enorme sciocchezza. E non cito gli effetti a lungo termine, perché su quelli lì gli effetti a lungo termine non li sappiamo, e quindi dato che non li sappiamo non ne parliamo, però magari ci potrebbero essere, che ne sappiamo. Allora, ragionamento chiaro, si è condotto al termine praticamente della nostra puntata, quindi devo dedurne sinteticamente che quello che ti ha risposto il generale Figliuolo in commissione non ti ha convinto per niente. No, direi proprio di no. No, anche perché non è compito suo neanche del generale, credo, entrare in discorsi scientifici, non è la sua specialità. No, la sua specialità è la logistica, lui poi applica gli ordini che riceve sostanzialmente. Ma certo, lui ha fatto un lavoro pazzesco, poi attenzione, uno che si informa, così questo tipo, e quindi diciamo che la ragione che trova sulla cosa, questo discorso della perché i vettori, i seminari, però capite che la logica fa abbastanza difetto, cioè nel senso, io prendo, vaccino qualcuno per evitare che vada a contagiare qualcuno che dovrebbe essere già vaccinato, no, cioè capite che non torna, no? Quindi insomma, niente, allora inizia la battaglia contro, per il buon senso, passa per il lockdown, passa per il vaccino ai ragazzi e seminari, e speriamo. Ma c'è intorno qualcuno che condivide questi ragionamenti? Parlo di colleghi, deputati, senatori, insomma parlamentari, che condivide questo ragionamento che hai fatto tu adesso così, in maniera molto limpida, dico, credo. Sì, qualcuno c'è, altro che qualcuno c'è. Il problema è che in tanti hanno, anche il nostro interno, hanno al momento dei preconcetti che io capisco perfettamente. Tu immagina, per esempio, che ne so, un qualche nostro deputato, magari di Bergamo, di Brescia, no? Quelli di questo tipo, che sì, ha visto veramente, cioè in questo caso non è un modo di dire, no? Ha visto la morte in faccia, cioè ha vissuto delle situazioni, specialmente quanto meglio è il deputato, no? Cioè, quanto più è andato a toccare con mano in ospedali e così via, al di là poi delle situazioni personali, ha vissuto quanto può essere terribile questa malattia. E io non, come dire, a questi miei colleghi non me la sento di dire ma guarda che sì. Sbagli a considerare il Covid il male assoluto e quindi va debellato qualsiasi cosa bisogna fare, perché è evidente, insomma, loro hanno visto cose terrificanti. Però io sono convinto che anche loro, se ci fosse
la possibilità invece di, come dire, argomentare, spiegare anche da parte di qualche esperto che esita a mettersi contro il mainstream, no? Perché poi sono le cose come con l'euro, no? Vi ricordate? Cioè, se uno dice che l'euro, l'Unione Europea, così viene una figata, ottimo, vai, carriera assicurata. Se altrimenti uno dice, alza il ditino e dice, ma forse c'è qualche lieve problema, ecco che istantaneamente diventa un paria, no? Per cui cioè, poi l'ordine dei medici c'è, l'ordine degli economisti non c'è, l'ordine dei medici rabbia, Allora, per chi, e quindi dobbiamo salutarci qua con l'euto irreversibile di Lorenzo Fontana sul foglio di oggi, ma qui apriremo tutto un altro capitolo, la butto là e basta. E comunque dobbiamo salutarci davvero, ma perché il problema, capita... quello che su questo, l'unica cosa che bisognerebbe buttare è il foglio, no? Che è da tempo che sta facendo questo giochetto qua stupido. Vi ricordate, grazie, no? La famosa intervista della Chirico Salvini, ecco, cioè non ricominciamo con la solita cacata. Bene, grazie a Claudio Borghi Aquilini. Buona giornata. Va bene. Claudio, grazie. Arrivederci a tutti, grazie. Avete ascoltato Scuola di Magia.